Di essere qua, grazie mille al professor Giancarlo Zerla che ci aiuta un attimino a realizzare questo incontro, questa uscita. L'idea dell'amministrazione comunale era appunto di realizzare una decina di uscite e incontri sul territorio che potessero abbracciare tutta la storia comune partendo dalla preistoria arrivando ai giorni nostri. Abbiamo cominciato la settimana scorsa con il primo incontro dove appunto Luca ha fatto un po' di teoria, passami il termine, su quella che è la preistoria malcamonica, le incisioni rupestri, l'arte rupestre, i ritrovamenti, cosa c'è di vero e cosa c'è di falso. E oggi con il professor Giancarlo Zerla invece vedremo quello che c'è qua a Ossimo con il nostro parco di Asinina Onvoia, soprattutto visto che è lui quello che ha scoperto questo parco, che ha cominciato gli scavi, e avremo appunto modo di capire da lui per quale motivo sei venuto qua a caso o ci aveva già qualche idea e com'è andata un po' tutta la storia. Giancarlo, lascio la parola a te. Io vi ringrazio perché siate anche così numerosi e nonostante tutto mi fa sempre piacere. Allora, l'essere venuto qui, cioè la Valle Camonica ha due o tre siti dove si trovano queste statue stele. Se vogliamo invece parlare a livello di Alpi, soprattutto il Trentino, la Val d'Aosta, sono quelli che ne hanno più di tutte ancora. E anche all'estero, confinante con le Alpi, abbiamo dei siti molto importanti e molto noti, che hanno così per dire determinato quale è stata la situazione ben praticamente 5.000 anni fa, anche prima, 5.200-5.300 anni, quando si è entrati nell'età del calcolitico, dell'incisione sulla pietra, perché prima dell'incisione si era passati attraverso la pittura sulla pietra. Poi dammi ancora, pensi che ti sia troppo caldo, si chiude un po'. No, sono io che soffro il caldo tremendamente. Allora, io qui ho delle immagini sul paesaggio perché il nostro coordinatore ci ha detto come mai ho scelto questo posto. Questo posto è stato scelto per una caratteristica che ha, che non so se tutti la conoscono, quello della santella, che è la santella praticamente dell'erosario che c'era qui nel tempo della peste del 600. In questa occasione venivano a portare da mangiare gli appestati qui, gli ossimesi, sia sotto che sopra. Ne sono morti un 24-25 di osso inferiore e 220-230 di osso superiore. Già la comunità di osso superiore è abbastanza limitata, chiaramente con queste si è avuto, stavo cercando delle immagini di questa zona, per si è avuta una riduzione di quello che era il numero della popolazione di Ossimo. Non ce l'ho. Allora, stando qui fuori sulla nostra porta, noi spaziamo dalla Concarena, ma stando poi sul sito di Onvoia, che poi vedremo, dalla Concarena fino giù al, diciamo, verso il Blumone. Non proprio al Blumone, però arriviamo a Monte Campione, ecco, in quella zona. Tipica di questo fenomeno dei massi istoriati, perché è tutta un'altra cosa da quello che voi avete visto l'altra settimana sulle rocce. Questa è una cultura che fa tutto entra tutto in un altro contesto. In questo contesto praticamente noi troviamo le motivazioni per interpretare, perché avendo tante istoriazioni, tanti massi, come siamo a 35
solo in quest'area, cioè area di Osmo, Bolno, ecco, non in questa proprio, solo, noi riusciamo a trovare la motivazione perché l'uomo storico può essere venuto qui con degli scopi ben precisi. Gli scopi ben precisi, allora, ieri sera l'ho preparato, ma quando ho voglia di trovarle è sempre così, eh? Prossimo, sì, va bene. Questa no. Allora, devo sentire ancora. C'è il titolo preistoria, ho tato le stelle. Stelle. Scendi allora preistoria, scendi. C'era giù, sì. Pure c'è stelle preistoriche. Le stelle. Guardano lì. Preistoria è qua. In fondo. Allora, dopo Pola c'è preistoria. Allora, dopo Pola in fondo. In fondo, qua c'è lì qua. In fondo. C'è preistoria. Poco sopra. Ah, ecco qua. Quelle stelle no. Ecco, qui già siamo entrati. Allora, innanzitutto conoscevamo alcuni itinerari particolari di quel tempo. Io mi ricordavo, come ricordava mia moglie, ci ricordavamo tutti in paese, quelli che hanno 70 anni ormai come noi, si ricordano quando venivamo qui alla domenica pomeriggio, attaccati alle gonne dei nonni, della nonna, che sgranava il rosario e noi dovevamo rispondere. Perché qui si veniva proprio per pregare in questa cappelletta, senza parroco, senza niente. Si veniva a dire rosario. E questa è la cappelletta. Questa? No, no. Questa. Quella vicino alla fontana. Attenzione che però era una cappelletta di fine 500, era diversamente costruita, diciamo, con una struttura ben identificata del periodo. E allora abbiamo deciso di venire con mia moglie e portare qui il professor Fedele a fare un'ispezione, anche per sentire il suo parere, per sentire cosa lui pensava, il fatto che qui si erano già trovati dei reperti preistorici. L'abbiamo portato qui e qui gli è piaciuto moltissimo, ma poi avendo io e mia moglie delle diciamo dei luoghi che avevamo visto altrove, praticamente partendo da Karnak per scendere poi sulla valle del Danubio per andare in Bretagna, e va bene Karnak Bretagna, e per andare praticamente a vedere, a visitare i luoghi più importanti della zona, avevamo capito che c'erano delle analogie del territorio. Questo pianoro dentro in una specie di anfiteatro delle montagne, e che poi spaziava soprattutto sul Pizzo Badile. Il Pizzo Badile era un'area molto importante per quel periodo, perché da lì nasceva il sole, ma aveva degli effetti particolari. Allora siamo venuti qui e abbiamo cominciato a gironzolare. Con Fedele lui ha voluto, cioè ci ha chiesto, ma con una certa, diciamo così, e vabbè, se non avete niente da fare, provate a cercare. Sì, beh, se non avete niente da fare, provate a cercare, però ci sta bene anche davanti a un bel libro. Però, siccome la mia passione era tanta, perché io avevo cominciato a frequentare Anati nel 61, che lui era ancora studente, che si andava da Parigi, che ha studiato alla Sorbona, veniva da Parigi per fare delle borse di studio e per specializzarsi. Allora siamo scesi qui, io avevo già fatto la prima scoperta nel 70 a Osimo Inferiore, e c'è Mariella, ecco lì, Ducale Ceno, proprio la
periferia, non neanche del paese, le ultime case comunque, dentro in un orto c'era praticamente un masso inserito nel muro, che poi ho portato l'immagine, e che ho visto perché la luce arrivava giusta, e quando arriva la luce giusta si vedono, altrimenti io sono andato anche a Capo di Ponte a vederli i massi, perché abbiamo portato via da qui, ne abbiamo portato via, io e mia moglie ne abbiamo portati su 5, perché la sua intendenza voleva a tutti i costi averli là, perché doveva restaurarli, era tutta una balla, però sono loro che comandano e ci hanno detto altrimenti li mandiamo anche i carabinieri, non mica che andiamo tanto per le sottile. E così abbiamo fatto, li abbiamo aiutati e eravamo su questi massi, li abbiamo lavati con la sovrintendente, anche lei ha collaborato. E questa è la prima che abbiamo trovato qui in zona, qui sopra, dove andremo poi, un po' più avanti, dove andremo a vedere. Veniva fuori tanto come un piattino da frutta, ma non veniva fuori, cioè si vedeva perché l'acqua e l'erba non era, l'acqua la lavava, l'erba non era mai riuscita a prendere, ecco, le radici su questo masso. E noi abbiamo visto questo, abbiamo provato a tirare via le foglie e la terra, e qui lo si vede che non stiamo raccontando balle, perché quando anche la sovrintendenza ha visto questa fotografia ha detto vabbè, quello il masso è arrivato sottoterra, ma non c'è niente da andare a cercare, e invece no. E invece no, perché ecco, quest'altro peggio ancora, queste righe che ci l'ho portato l'evidenziatore per vederle, che mi si è dietro dimenticato e l'ho messo in tasca. Allora, e è difficile vederle, e questa l'abbiamo fatta, questa fotografia l'abbiamo fatta, vedete questi, sono 8 solchi che dividono proprio al 50% nel centro il masso, è un masso ovale, proprio alto sul 1,20 m, un nuovo, bello, di granito, è tommaccato perché si vede che è il tempo. E questa l'abbiamo chiamata la, praticamente era il numero 6. Eccolo qua. Non so, provate a buttargli sulla terra, buttategli su anche, e poi dopo provate a vedere quello che vedete. Tant'è vero che ne parlavo prima con questo mio amico qua, signor Bianchi, che sono venuti dall'Argentina, da Buenos Aires, a dire no, voi dovete dirci come avete fatto, perché qui è una cosa di... Questi qua si occupavano di queste persone che hanno delle caratteristiche particolari, che riescono a sentire attrazione di... Noi non sentivamo nessuna attrazione, non siamo andati lì e basta. Non per caso, perché sapevamo che questa era la zona, l'abbiamo ispezionata 10 metri su 10 metri, proprio per dire, non è che abbiamo giocato. Eccola qua. Ma questa è quella che vediamo là adesso, né? È così. Ecco, poi dopo chiaramente ne sono state trovate altre 2 più 3 o 4 frammenti che li avevamo trovati io e mia moglie, che poi li abbiamo consegnati. Erano dentro nel muro di una baita. Ecco, poi qui persone del posto mi hanno anche aiutato a cercare. Ogni tanto arrivavano col dirmi guarda lì che forse ci sono tanti massi, hanno delle forme particolari. No, l'ho già detto una volta. Questa è l'area, tanto per capirla, ecco, per vedere. Qui stiamo visitando l'area dopo che è stata coperta, come la vedremo adesso, coperta così,
e non ci dice più niente, a me non dice più niente, tanto è vero che quando è stata coperta io non l'ho abbandonata e non, cioè, trovo altri posti per andare a cercare. Qui è la zona di Capo di Ponte, da questa parte qui c'è Capo di Ponte, qui abbiamo anche questo praticamente, è la Concarena, ma anche la Concarena deve avere dato, diciamo, delle sensazioni particolari all'ombra storico che l'hanno ispirata. Questi sono i massi di Cemmo. I massi di Cemmo hanno presso a poco lo stesso concetto di realizzo, che poi ne parliamo. Ma se diciamo che anche loro, questa è una delle dei nostri massi che abbiamo trovato e che poi ho dovuto portare al parco, che è al parco, che loro dicono però che non hanno mai finito di restaurarlo, hanno finito sì, ma qui non si vede bene, qui in cima ci sono, qui si vedono delle alabarde, si vedono delle alabarde. Eccole qua, vedete qua in basso. Sono 6 o 7 alabarde da questa parte, 6 o 7 dall'altra parte, poi ci sono dei pugnali e degli animali, però era appena tirata fuori, depositata su al parco, e idem questa. Questa è molto bella, si trova sul parco questa qua. E qua ci sono degli animali che tirano praticamente l'arato, qua ci sono dei pugnali e il tipico soggetto che loro incidevano. Si vede bene, si vedono i solchi sotto i pugnali, ma sono molto fitte. E poi quello che era far notare, ma contavo di farlo notare fuori, eccolo qua questa, che ci sono tante sovrapposizioni, ecco, qui ci sono 6 alabarde, qua 5 o 6, poi qui un pugnale che sono qui sotto e degli animaletti che sono giù in fondo. Questo qua è un masso alto 3,20 metri, e non capita mica neanche tutti i giorni di vederli in giro, poi questo tipo di cultura. Qua sono a Capo di Ponte, dove sono stati esposti adesso. Uno è questo, è la 7 e questa è la 8. Tutti e due questi qua erano in un orto di Ossimo Sotto, praticamente era lì da 5-6 anni, ma i proprietari non si erano mai resi conto che c'erano questi massi. E un giorno passiamo con mia moglie, ci siamo passati lì, c'era il fruttivendolo in fondo alla stradina, siamo andati a prendere la frutta e ci siamo resi conto che c'erano delle incisioni su questa roba qua. Fermato, ho detto, aspetta, fermati che guardiamo che qui probabilmente c'è qualcosa. In effetti pioveva e erano ben evidenti. Qui è uno dei momenti dei simposi, cioè dei nostri convegni che si fanno. Una volta all'anno si tengono questi convegni dove vengono praticamente persone che arrivano, ci sono persone che arrivano anche da 30-35 paesi del mondo, dall'America, alla Cina, all'India, ecco, veramente dei grandi, grandi personaggi del settore, dello studio del settore. Ecco, questo qua è Jean-Claude, che ha fatto vedere un servizio quindi da tanto tempo fa in televisore, è quello che ha scoperto quelle pitture dentro in una grotta a Nizza sotto 33 metri dall'attuale. Lui ha dovuto scendere
33 metri per prendere il cunico per salire a vedere la roccia che in parte era piena d'acqua, in parte il soffitto invece era ancora ben visibile. E adesso è visitabile, perché queste sono persone che sono venute a questi convegni, ecco questo stemma, questo Gianpaolo. Qui è una mostra che si è fatta, però non è questo, che, ecco qui è lo stand dei libri che avevamo per il convegno, e qui abbiamo parlato, si è fatto un convegno tutto sullo sciamano. Sullo sciamano praticamente c'è stato chi dall'India, chi dalla Cina praticamente che hanno portato queste figurine da esporre. E questa la Pociano, la sovrintendente. Allora, io adesso purtroppo faccio un po' fatica anche qua per queste cose qui del... faccio fatica ad andare a pigliare, ecco. Devo guardare sullo schermo. No, non stavo a certo, sì, sullo schermo hai ragione. Sei più comodo. Avevo qui così. Allora, Stele a Bergamo. Stele a Bergamo c'è. Sì. Allora, Stele a Bergamo. Sì. Aspetta, Stele. C'è sopra. Sotto. Scritto in piccolo. Sì. Stele a Bergamo. Questo qua ve lo faccio vedere perché noi abbiamo fatto un'esposizione in una chiesa appena dentro Porta Nuova, sulla destra, a Bergamo, con un convegno proprio per discutere, e abbiamo ricostruito il sito con le luci e con tante belle cose, veramente proprio si è fatto un bel lavoro. Questo è il professor De Marinis, uno dei nostri collaboratori. Io per andare avanti devo. Vuoi scendere con le immagini? Sì. In basso a destra, perfetto. Sì, sì, sì. Eccola qua. Vedete che è stato fatto un lavoro veramente stupendo per... C'erano poi, ecco, questa è su a Trento, dalla Rundo, e poi anche queste sono sempre qui nella zona delle Alpi, questa è a Cermo e questo è il professor Federico con la sua terme, allora le armonica. Ecco l'area, ritorniamo, purtroppo io devo fare così perché qui adesso sono anche messo un po' male per l'area, questa vedete è l'area di Bormio. E poi ha preso l'ana e qui invece è guardando praticamente da una foto da Bazzena verso, ancora verso Bormio. Ma perché stiamo tentando di capire, se è possibile, il perché sono venuti proprio su questo altopiano. Ma essendo state trovate le prime due quattro a Ossimo Bormio, che una era a Milano, poi ne abbiamo trovata una qui dove c'è la tegola, c'è un'altra la tegola per chi bazzica. Qui c'è Ossimo Inferiore e qui dietro c'è Ossimo Superiore. L'area noi abbiamo trovato praticamente due a Ossimo, no, a Ossimo Inferiore quattro e due a Ossimo Superiore, che è poi questa qua, una, due, tre, quattro a Bormio. Una è inserita ancora non intera, in un pezzo lì alla casa, sopra la casa della torre di a Bormio, quella delle suore la chiamano, la casa delle suore.
Fortepiano è bello, si vede che era comodo perché aveva l'acqua, perché aveva il sole, perché aveva le terre per pascolare, per... e questo era il momento in cui cresceva la cultura della, dell'agricoltura, la cultura dell'allevamento, e questo aveva sicuramente, ecco, qui vediamo, e noi abbiamo, noi a parte siamo qui, siamo. Ecco, io dico Pat, ma comunque è sottinteso che vuol dire anche Amboio, Pat Amboio. E mentre adesso, in questi giorni, stanno scoprendo diverse incisioni nella zona dell'Annunciata. Proprio è stato annunciato l'altro giorno, per radio, che si stanno facendo delle belle scoperte. È già stato stampato un libro, non è che siano nuove. Io credo di riuscire a scoprire qualcosa qua sopra, che è sopra il lago di Lova. Il lago di Lova resta qua dentro, ecco qua. Qui sopra sono i Monti Arano e io sono convinto, ecco qui dentro c'è Balica, poi si scende a Stipario. Io sono stato accompagnato da un signore lì che mi ha detto io ho visto, ma quando siamo arrivati non trovo più. E allora mi sono rassegnato, adesso non so se avrò la forza di risalire fino lì, però già abbiamo anche i mezzi per arrivarci, perché è una zona che è molto indicata per andare a queste immagini. Va bene, dai, andiamo oltre. Allora. Dentro le suore qua poi. Pistola. Insomma, se fosse sul tavolo sarebbe diverso. Ecco, qua c'è stele preistorie, per esempio, sotto la sovrintendenza qua. C'è le stele. Allora, sovrintendente. Sì, basta, va. Beh, allora qui vediamo quello che stavo cercando, perché qui ci sono proprio i particolari. Qui lo possiamo vedere, ad esempio, esposte a Brescia al Palazzo Martinengo, vicino ai fori. Ecco, queste qua, e con le nostre si è fatta una bella figura, perché sono proprio messe bene in evidenza sia i frammenti che proprio anche quelle che sono. E poi sono esposti anche degli oggetti che sono stati trovati, punte di lancia. Io volevo portarne qualcuno, ma mi sono un po' dimenticato. Infatti poi passano da una mano all'altra e tocca poi tribolare a recuperarle. Non so come mai. Restano attaccate alle mani. Alle mani. Ecco, questa comunque è una fotografia dove la nostra zona, questa qua, è proprio la zona di Ossi. Ecco qua. E Pat qui in fondo. E qui passa Gro e invece Asinino è un po' più, vediamo poi. Allora. E questo è vabbè, quello che vedremo. Andiamo oltre. Queste invece sono delle cose nuove. A un certo punto io, finito quello scavo qua, Fedele se n'è andato per il suo destino, io per il mio, e io e mia moglie abbiamo fatto altre scoperte. Tanto è vero che adesso vi faccio vedere. Ecco, mia moglie è qua. E qua ho trovato questa,
non so se l'ha trovata lei o io, perché poi dopo cominciamo a litigare. No, no, l'ho trovata prima io, no, io dicevo che era una stella e tu dicevi di no, non ti dico. No. Salta fuori delle belle storielle. Ecco. E queste qua, la sovrintendenza, glielo ho detto, lì ce ne sono tre, ma guardate che ce n'è una che io non ti dico dov'è, che non gliel'ho mica detto. Non glielo dico, no, a voi potrei dirlo, ma con quell'erba che c'è adesso non ci sono più trovato. No, voi potrei anche dirlo, però attenzione che c'è, dico su queste cose che è pazzesco, il fatto che non, uno se non è del mestiere non può, io ho rischiato, questa qua ho visto che era una statua stella, che era stata incisa, era osso inferiore, e dice, ma è passato uno e mi ha detto che se gli davo questa, lui me ne dava un'altra, e mi ha fatto vedere cosa gli ha dato, e lui gliel'ha data, adesso io so dov'è, ma la sovrintendenza, un troppo lavoro non... Un'altra cosa che mi porta sui siti sono queste strade qua sono... Prima dell'età di Roma, comunque il terzo, quarto secolo avanti Cristo, e poi vanno avanti fino al Medioevo, la tipologia di strade qui, scavate nella roccia, scavate, dico, proprio i segni. Questa invece è quella che c'è a Borno, un pezzo di roccia che c'è in quella... Questa si vede che è una bella strada, anche questa. Questo invece è un acquedotto che parte dalla valle qui in fondo, dietro alla cappella, e arrivava alla fontana. Poi sulla arrivata delle ruspe è sparito tutto. Proprio salvato le fotografie. Questo è uno spettacolo. Anche questa è stata motivo di contenzioso tra me e mia moglie. Che è qui presente, come si va. Che lei è fuori? Lei dice l'ho trovata io dico no, l'ho trovata io. E così abbiamo fatto le due fotografie, una lei, una io, così non va niente. Vabbè, vaccinato. È grande, veramente 3 metri. Qualcosa, questa qui ci sarà la fotografia, anche questa era vicino siano 7-8 metri quell'altra. Questa invece ci ha portato anche il professor Fedele, anche il professor Anati, che è tutta coperta. Dov'è? Non l'ha mai trovata. Io ho detto guardate questi 10 metri, trovatela, 10 metri quadri, e non l'hanno mai trovata. E anche questo però è un frammento soltanto, quello che abbiamo visto prima, questa è quella che c'era nel giardino inferiore. Ecco, questa qui, vedete la corteccia come è molto, molto limitata proprio di spessore. E ci eravamo seduti lì, io, mia moglie e mio figlio, eccolo là, seduto su un'altra, su quel pezzo. Eravamo seduti qua, io e mia moglie, a mangiarci il panino e a un certo punto senti qua, senti che freddo, che attirano freddo, era il giorno di Pasqua, e l'abbiamo scoperta proprio così. E è stato molto bello, perché quel giorno lì avevamo trovato due, abbiamo trovato. Ma le avete lasciate lì o le avete portate? No. Io non potevo portarle via, altrimenti andava a finire in galera. Proprio chiaro, era un sovrintendente molto cattivo, Arduino, un certo Arduino, che non perdonava niente. Perché la Poggiani voleva farmi il sovrintendente onorario, lui ha detto no, non abbiamo bisogno di sovrintendenti onorari. Io allora avevo anche scritto, provi ad andare a lei a cercarli. Guardi che però non è come cercare i tartufi col cane, perché il cane li trova,
lei non li troverebbe. Poi le dissi anche una cosa che poi non è troppo. Vado a dirsi, lei goditi, sì. Ricordo che stiamo registrando. Andiamo a sapere. Lei le disse, ce l'ho scritto in una lettera, e disse proprio scritto nella lettera, lei la pensa, ha ragione il mio amico, che non è mio amico, sì, ma poi è diventato anche amico, Sgarbi, che dice che i sovrintendenti bisogna guardarli nel piedi per vedere quanto capiscono. Basta, io ho detto solo questo. Questa è un'altra, qui un altro sito è Passagro, resta sopra un certo metro da qui andando su di lì. E anche questa era la stessa cosa di quell'altra. Abbiamo discusso e abbiamo deciso di tirarla fuori anche questa qua. Questa era in un muro a Borno, hanno dato la malta al muro, non so più nemmeno io se è qui o lì adesso, so che è sotto il muro, almeno se qualcuno non ha pensato a tirarla fuori. Questa addirittura l'hanno fatta sparire, l'hanno portata via. L'ozio questa. E poi noi ci siamo allargati, siamo andati l'ozio, siamo andati molto altissimo, abbiamo un po' spaziato su tutta. Qui appunto quel canale. Qui invece la sovrintendenza non riusciva a trovare niente, noi abbiamo trovato 2 o 3 cassette di materiale di età del ferro, praticamente terzo quarto secolo avanti Cristo. Io, mia moglie e mio figlio, una cassetta di roba però, non. Una è questa e poi questa si trova qua, in questo prato qua, che si chiama praticamente Corvino, località Corvino, per chi sa dove si trova, è molto, questa era molto bella, questa parte qua, vedete che ci sono gli animali sotto, ci sono dei pugnali. Ecco, però non abbiamo parlato del significato. Il significato, e qui soprattutto lo possiamo vedere in questa. Andiamo bene qui. Allora, qui si è arrivati a concludere con la tripartizione. Prima parte, la zona in alto qua, il sole. Seconda parte, armi e animali. Terza parte, proprio i pugnali, e siamo nell'età del bronzo. Il sole, perché chiaramente, hey, tirami via quella faccia. Clicca in un punto a caso sulla foto. Vai sulla foto. Ah, clicca in un punto a caso. Aspetta, su questo ho fatto per venire. Allora, si crede lui. Ok, Penso che io sono con queste cose qua. Allora, il sole sta alla divinità, il materiale, il corpo, l'uomo sta con le armi e con gli animali per poter mangiare, difendersi, e in fondo i pugnali che vengono dati in omaggio quando ci sono le sepolture. Questo si trova anche a Ventimiglia, nelle grotte di proprio lì a Ventimiglia, adesso mi scappa il nome. Questo qua è su ancora, lì a Corvino, se andate, lo cercate, cercherò. Lo trovate voi. Ma non c'è una mappa dei ritrovamenti? E lì sopra, oltretutto, ce ne sono di belli di questi massi, tutto qua attorno. E mia moglie voleva fare il passaputti, ma dopo io non sono. Ho avuto un po' di problemi di salute, io ho desistito perché non potrò più farcela. Chiediamo Carlino, sì? Non c'è una mappa con tutti i vari? Sì. Ok. Adesso volevo portarvi a vedere un po'
Karnak. Chi è che c'è stato, non so di voi, però è un fenomeno particolare, proprio una cosa che io ho provato ad andarci giorno e notte in questi posti perché volevo capire. Sono ancora con la mia storia qua. Perché se no sulla mano di sopra ti togli. Ah, ecco, sulla mano, sì. No, non hai cliccato, non te l'ha presa. Ok, perfetto. C'è ancora il puntino, credo che... Questo qua è un massonico, ma è un massonico anche quello che c'è sul soffitto. Qui siamo in un'isoletta che c'è proprio lì nel porticciolo di Karnak. E ci sono cose, e questo invece è proprio la piana di Karnak. Attenzione che queste file qua arrivano anche a 2 km e 700 metri. Tutte sono 7 file di questi massi, però non sono incisi. Qui è una cultura, mentre sono incisi quelli che ci sono nella tomba. Pressa poco le incisioni, ne abbiamo anche noi questi motivi, possono, però ecco, hanno delle cose, ce n'è uno di 22 metri e 500, praticamente 22 metri e mezzo l'altezza. Ecco, poi loro facevano queste sottoterra e sopra costruivano anche, ecco qui è Gravinis, questa isoletta Gravinis, tutta costruita così, questo tumulo molto bello, è tutto inciso all'interno. È una cosa da domandarsi, ma cosa avevano in testa queste persone, oltretutto queste sono più vecchie di tutti, molto molto vecchie. Ecco, questa è un'altra di queste tombe. Ecco, questa è la panoramica aerea di Karnak. È una cosa che io ne avevo già visto, perché Montevideo è molto bello, ci troviamo ai confini con... Però i motivi, e qui lo vediamo, pugnali, armi, sono pressappoco, sono gli stessi. E poi questi cerchi concentrici o meno, però, e anche la cultura materiale è pressappoco, perché io ho dei pezzi di quelle robe che abbiamo trovato qui e l'avevo confortato, perché l'avevo portato su, perché ero andato, non avevano ospitato. Ecco, vedete qua i pugnali e ci troviamo praticamente a 1.300-1.500 km qui in Bretagna, nel nord della Bretagna, nel nord. E sono anche grandi, ma chissà, poi eccolo qua, quel masso che dicevo prima, 22 e qualcosa. E poi tutto costruito a secco, così, questo tumulo, con delle tombe a finestrella, man mano che si va avanti, si trovano, poi dentro all'interno. E poi chiaramente, vabbè, questa è quello più spettacolare come monumento. Questo, ma ancora oggi si sta discutendo, ma cosa serviva per fare, mettere in piedi tutta questa struttura, per cosa? I dibattiti si svolgono una volta, almeno una volta alla settimana, questo è Karnak. Ma gli Stonehenge sono cose... Ecco, a un certo punto però qui a Karnak è un po' distrutto, chiaramente, però sono passati. Però l'entrata del cunicolo che porta praticamente alla tomba, eccola qua, è istoriata, molto bella. E sono cose che io vi dico che a volte, piuttosto che stare in spiaggia, preferirei Danielon, non c'è soprintendenza, ma non ve le faccio vedere il disegno, Europa per stelle, anche Europa per stelle, perché l'ozio, ecco, andiamo a vedere l'ozio, quello che c'è. Ma l'ozio, la soprintendenza ha fatto proprio, e lo registro, una baccata, perché gli ho portato le fotografie, ho denunciato, ho fatto una relazione su questa roba qua,
e questi non sono stati capaci di venire, salvarle, recuperarle. E adesso, a un certo punto, non so se sia anche meglio questo. Dai, è così. Si accende, io sono. Ah, ecco. Qui dentro in alto ci sono già due di questi massimo tre che trovo dei pezzi messi proprio al centro della cavriata. Perché ho lampato? Ecco, questo è un palo di roccio. È un frammento. Adesso bisognerebbe avere la baita per capire dove sono gli altri pezzi. Interessante è questa incisione. Dicevo prima, è interessante perché, se voi vedete, qui c'è un occhio con la, al centro il puntino e dei raggi solari. Qui sopra ce n'è un altro, eccolo qua. Che cosa volevano dire con queste cose qua? Qualcosa che entra nel rituale ancora? Sono cose che fanno pensare. Queste qua, i muratori che hanno fatto la casa, le hanno minate. Le hanno minate, erano nel prato, sovrintendenza, gli ho dato io le fotografie. Non sono mai venuti a vederlo. E dopo si lamentano perché si distrugge il patrimonio. Ecco, il posto sarebbe questo. Però è il classico anfiteatro del territorio con delle montagne. E l'acqua, soprattutto l'acqua. Non esiste mai un sito che non abbia acqua. Eccoli qua i due occhi. Ma una domanda, visto che ci sono tutti questi problemi, non è più semplice fare un calco e fare una riproduzione con la resina quando non è possibile recuperarli? Ma no, sarebbe stato possibile recuperarli se questi si fossero sbrigati. Ma a dirlo fino a che c'era il Dovino, potevo capire. Poi l'ho detto alla Poggiani, poi la Poggiani mi dice un giorno, un anno e mezzo fa, andiamo su a vedere Zerla. Denunciali tu adesso i muratori che avevano il permesso del comune, non era considerata area preistorica, vicolata, niente, loro sono andati avanti. Ah, è inutile solo cercare i pezzi adesso nel muro. No, nel senso dico, visto che le cose sono così lente, si faceva un calco subito. Sì, ma però attenzione. Che il discorso, quando c'era Dovino non toccavi niente. Che a Dovino volevano denunciarmi perché io rimuovevo la terra. Attorno? Sì, attorno. Così dove l'ho detto, ma allora a cosa stiamo giocando qui? Questo sì. È quello che c'era nella baita. E l'ha ancora nella baita finché non lo tirano giù, ma io. Non voglio mica andare a prendere una picconata sulla testa da qualcuno, se vado lì, anche questi ce ne sono in giro lì, ma questi sono di età cristiana. Ma è un bel sito questo qua. Beh, loro ritengono che può andare bene così. Ma anche brave ci sono, vedo lì brave. Sì, brave, adesso andiamo a pigliarlo. Allora, mostra stele, vabbè questa... No, no, allora noi, Anati e la Poggiani, poi niente, non mi interessa l'ossimo, paesaggio, Passagro, ecco questo, posto qui sopra dove avevamo trovato, di qua abbiamo scavato, io e mia moglie, questo abbiamo avuto la concessione noi due di scavarlo, però con chiaramente col benestare anche di Anati, perché ad Anati avevano dato la titolarità di tutto questo territorio qua. E qui è quello che abbiamo visto prima. E questo è uno della sovrintendenza, non so se lo conoscete, è il Baira. Ecco, ma questa qua non l'hanno mica ancora vista loro. Ecco, guardate questo sito qua che ho dato io alla sovrintendenza. Guardate cosa è venuto fuori, ce ne sono 14 istoriate, io gliel'ho data con questo masso e avanzava fuori solo quel pezzettino per cima.
e loro adesso continuano a scavare, anche adesso, però non possiamo avvicinarci. Ci sono i nastri rossi. E dove sono queste qui? Qui sotto. Qui sotto. Sotto. Ma anche questa qui, che era quella che dicevo che avevo sfidato a nastri altri, a trovarla non si vedeva mica facilmente, né. Veniva fuori solo questa parte chiara. E io, mia moglie, tanto è vero che c'erano quelli della Baito, del Ruito. Mi mettesse matte, mi bignavo, mi ridevano perché andavo lì a... Attenzione che avevo la barba nera, ero più giovane. E allora non mi interessava anche se tribulavo. Ma questo qua, dai, questo qua è bellissimo. Ma poi è grandioso come questa con mia moglie, no, sì. E invece poi ho visto che... Ecco, questo è quello che gli ho consegnato io. L'ho consegnato, veniva fuori solo così. Era quello che abbiamo visto. E invece poi si è trovato un focolare giù. E in sequenza si sono potuti studiare bene. Qua. Questa è ancora la base che avevamo visto. Però attenzione che quando io sono arrivato a quel livello qua, ho fatto fatica a vedere le incisioni. Una, due, tre, sono qua. Sono tre o quattro personaggi che si tengono per mano. Stanno facendo un rituale probabilmente. Dopo sotto è molto studiato. Ecco, loro hanno fatto uno scavo enorme. Però innanzitutto hanno usato il georadar che segnalava dove erano i massi. Seconda cosa, poi dove non c'erano i massi hanno usato la ruspa. Però che cosa è che hanno buttato via? Se c'era un pezzo di vaso, se c'era una lancia, è un pezzo di una lancia, di... Cosa dopo lì sono state buttate in discarica. Io ho anche criticato, ma loro... No. Noi invece abbiamo setacciato addirittura con setaccio con l'acqua. Ecco, questa è appunto quella che gli ha dato io. Qui veniva fuori, da sotto il pino, e il resto invece era interrato. Queste qua sono bellissime, che non possiamo avvicinarci. Se fossi io da solo, due, ci vado. Io vedo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Qui ne vediamo 10, poi dopo le altre sono di qua. Più 5 che gli abbiamo dato noi. E in mezzo a una pineta qui sotto dove c'è praticamente il frutteto ecco. Uno alla volta, sì. Uno alla volta, due una coppia va là, fa il giretto. Non gli dico, basta star fuori dai nastri. Perché se arrivano loro. Ah beh, non dovrei dirlo, ma tanto non è mica che per la Vinieri mi hanno detto proprio l'altro giorno, perché noi ci vediamo più di chi viene a rinunciarti. Avranno poi altro da fare anche loro. Allora, questo è il fondo di capanna, però io l'avevo visto la depressione e ne ho contate una ventina di depressioni qua sotto. Però bisogna venire quando, o in autunno, quando l'erba è tagliata, e lo vedete anche voi tutti, veramente. In quelle depressioni ne hanno scavato uno e c'era una bella pavimentazione in terra battuta e in sassi. Questo è un sito che gli archeologi che hanno visto mi hanno detto, ma qui veramente proprio c'è la cultura dell'Europa, cultura di questo tipo, del periodo. Qui la leggi tutta. Io non ho potuto neanche intervenire a lavorare lì, no? Perché avevano appaltato a degli studiosi che loro fanno appena per mestiere, una cooperativa di Bergamo. Quelle chiamano cooperative Omnus, ma io non sono mica andato a vedere, altrimenti mi sarei trovato come una delusione. Mi stanno scavando anche adesso. Ma gli ha lasciato toccare però. Sì, beh, vado quando via tutti quelli che lavorano.
quello si fa fisso da 2 anni e adesso poi per questo stufa di moto oltre allora sto stufandomi. No, vediamo. Ecco, Prave. Andiamo a fare la passeggiata. A Prave bisognerebbe andarci. Perché guarda che una cosa così come si è vista a Prave. Poi si è fatto avanti uno che mi dice, ah ma l'avevo visto anch'io, quel sito. Ma perché non hai denunciato? Pensavo fosse niente, allora. Voglio dire, mi ha detto di solito. È un certo amoroso. Ecco, questa è una grotta. Ma dentro bisogna vedere quello che c'è. È stupenda. Sotto questo muraglione di roccia slavata, molto bella. Ma sono andato in giro. Esatto, quello. Ecco, e qui è una cosa interessante. A metà di questo... di questa parete lunga un 150 metri c'è questa roccia che viene fuori così dal muro con questa incisione al centro. Questo non mi si dica che non si capisce quello che è, soprattutto le donne dovrebbero capirlo. Cioè questa qua è un segno proprio di fertilità e di fecondità che entra proprio nella cultura di questa gente. È entrata però quello che questo poi non questo né. No, ecco, è veramente dove si trova questo? Sempre a Prave. Sì. Prave è un posto, sì, e abbiamo fatto uno. Ma attenzione che su nella parete anche a 30 metri ci sono dentro dei fori con dentro questi pali. Io in Francia ho visto delle pareti con dei grandi pini appoggiati con scalette e piani, ma piani al massimo erano 2 metri, dei corridoi, però loro sopra vivevano, sotto tenevano gli animali, in fondo poi avevano i magazzini, lì sopra non ci saliva nessuno, cioè ci salivano solo loro. Questo sono andato un po' volentieri a vederlo perché capivo, volevo capire il perché. Non è mica una roccettina questa qui è una parete alta 15 metri. Fedele è venuto, ha visto e è rimasto di stupa, ha detto non penso un po'. La zona resta in questa zona, in quest'area qui. Appena passato il paesino di Prave, ecco, tutta quella parete qui è tutta piena di queste grotte. Ma l'importante è che c'è questo muraglione fatto tutto a sé con massi grossi che sostiene un sentiero largo un metro e mezzo, però nel compenso crea un pianerottolo che può essere un piano che può essere di 4 metri di profondità. E all'interno di questo piano qui praticamente ci sono dei muri che dividono, muri a secco che dividono. Questo probabilmente è un insediamento di capanne, ma anche qui la sovrintendenza ci ha fatto poco o niente. I lievi vari, vabbè. Questi, ecco, questa è quella che vi ho detto, gli inferi, il cielo, la terra. Ecco, adesso la cartina. Cominciamo con vedere l'Europa. Se qualcuno magari un giorno decide di voler andare a vederla, ecco, è molto interessante, ecco, soprattutto la zona di Karnak, che è questa. Poi qui in Liguria, chiaramente abbiamo la Valle Camonica, e poi abbiamo la zona della Valle del Danubio e altre zone che Chi2, Chi4 ha in Sardegna. Anche ci sono dei templi proprio. Infatti, ecco, questo è quel cartellone che c'è fuori. Allora, noi vediamo e siamo riusciti a capirlo bene. Allora, qui c'è la prima fase, ma soprattutto la primissima fase sarebbero queste coppelle che stanno a indicare la fertilità e la fecondità del terreno per coltivare. Vuol dire, ecco, la coltivazione.
A un certo punto qui troviamo due buoi con le corna e hanno praticamente l'aratro. Ecco, l'aratro è qua. Vedete, e questo un, due, e l'altro è qua. È difficile da vedere ed anche da interpretare. Poi c'è tutta la serie di pugnali, poi il sole, entra tutto in un rituale, ma la parte più bella per me è questa sopra. Questa sopra è... Ecco, poi i solchi, è stata lì in giardino, hai capito tu Mariella qual è? Il giardino, è Desendro, Desendro Feriti. È tutto l'Olimpiade davanti alla scuola. Ed è da quel masso che facevi vedere prima, da questo ho preso anche il simbolo dell'alto piano del sole, giusto? Il sole dell'alto piano del sole, da quel masso lì o da un altro? No, è da un altro. Da un altro? Che lo troveremo, se io l'ho preso tutto uguale. Ecco, qua siamo in Italia, la Lunigiana dà tante cose, io sono stato proprio a cercare, a vedere anche lì per capire il posto, perché bisogna capire bene perché uno ha scelto quel posto, la Valle Camonica, il Vallese Svizzero, anche questo è stata una bella esperienza perché erano su di belle e poi qui nella zona del Montebego e così per il Monte Maldo anche. C'era anche la Camonica qua. Eccoli qua i due marziani. Ah sì, con le sì, ma... Scorsa settimana vedere. Qualcuno dice appunto che sono stati dei marziani, degli UFO così, ma io ci credo poco. Io considero solo, perché allora anche qua c'è qualcosa di particolare. Questa è una bella incisione, si vede sull'orologio. Di quei due dei marziani. Se noto bene uno era mancino. Ah no, non ho fatto caso io mai, penso un po'. Cioè mi sembrava un po' una cosa. Sì. Da sì. Allora. Da una parte c'è il e l'altro para, che l'altro invece c'è in senso contrario. Che vuol dire che è destro uno mancino. Che di solito mettono scudo contro scudo o spada contro spada. Questa è una bella scena. Non deve essere nella stessa parte. Ma di solito sono rappresentati speculari. Che danzano un rituale. Il personaggio che comunque dovrebbe avere uno scudo, probabilmente tipo etrusco. Probabilmente dico. E qui ci sono praticamente lo spirito. Questo qua e qui si è staccato perché c'è stata la lotta e va fuori da quello che è la comunità, quello è il concetto che loro dicono, gli studiosi, che io li seguo proprio anche con una certa curiosità. Ecco, qui abbiamo l'evoluzione, ma credo che la conosciate tutti, cioè l'evoluzione della nostra zona, no? Ecco, partendo da davanti Cristo e per scendere fino a Porto Camuno e poi sul Reale e sul Boreale e così qui ci sono varie querce, ma anche qui abeti, foreste, anche qui a parte. E poi c'è quest'area, allora molto caldo, molto freddo, molto caldo, a un certo punto qui si sta, ma credo che mi sa che questa qui non l'hanno fatta fare 50 anni fa, da uno studio dell'Università di Firenze. Salta fuori che se noi esaminiamo adesso la situazione, guardate che... Non abbiamo più né primavera, né estate, né inverno, né autunno. E questa la teniamo da conto anche noi proprio per una testimonianza. Perché... Ecco qui praticamente partendo dalle cose più antiche, stilizzate, i buoi li vediamo, per poi arrivare al carro, arrivare alla palafitte, la mappa di Bedolina, e poi di qua ancora tutti gli omini che si evolvono anche nella,
nel disegnarli, e qui abbiamo gli animali e le armi. Si parte con praticamente con una specie di ascia e poi vabbè, la lancia, poi un boomerang, poi dopo pugnali di età del bronzo, siamo praticamente a 3000, ecco, qui siamo in piena età del bronzo, poi anche qua andiamo fino alla scure, fino a quello che è oggi. Eccoci, io ormai direi adesso abbiamo visto abbastanza come questa è simpatica. Piaceva a mio figlio, mi ha detto dai fotografo, ma la ho detto, ma guarda che non puoi mica farlo fidanzato questa. La giovane non aveva capito prima la battuta. Adesso invece ha capito perché adesso è padre e ha i suoi cugini. Allora vediamo due quei cartelloni lì fuori, poi le docce, Similaun non ve lo faccio vedere perché penso che tutti la conosciate, no? Ecco, le armi e poi i simposi, va bene. Tracce e alto, va bene. Le strade, che io mi sto innamorando di questo adesso, e poi strumenti molto tipici, questi tre pugnali. Io nel mio studio ancora volevo portarli, ma mi sono dimenticato. Poi questi anche, queste ceramiche, le ho. Qua hanno delle scritte etrusche sul boccale, lettere di età etrusca, questa invece romana, e qualche questa medievale. Questa viene dal castello di Lozio, non dal castello, dal materiale che hanno buttato via dal castello. Queste invece sono le classiche, questa l'ho trovata mia moglie, questo invece è l'età romana, questi simpatici denti di cinghiale forati, eccetera, sono molto belli e abbiamo noi anche questi. Io direi che possiamo chiudere questa fase, adesso siamo due passi, ci sgranchiamo, io vi scuso perché sono un po' anche imbarazzato qua.